Abbiamo completato l'operazione di voto, abbiamo eletto Barbara Floridi a capogruppo al Senato, Francesco Silvestri alla Camera. Sono votazioni che si sono concluse all'unanimità, quindi grande compattezza per questo avvio di legislatura per il Movimento 5 Stelle. C'è un ottimo clima, vogliamo lavorare insieme, fare un'opposizione seria, ma anche senza sconti, intransigente. E quindi siamo predisposti per lavorare e sottolineo anche una nota positiva, grande presenza femminile, in particolare nel direttivo del Senato di gran lunga prevalente, ma anche ottima presenza femminile anche nel direttivo della Camera. Domani Presidente, lei ha rilanciato l'appello all'unità, lei cosa risponde? Guardi, noi siamo interessati a lavorare sui temi, sulle nostre battaglie ovviamente che condurremo dall'opposizione, strada facendo vedremo chi condivide le nostre battaglie. È inutile fare discorsi a tavolino, è inutile fare accordi preventivi. L'opposizione la si dimostra facendola, vedremo chi vorrà con noi condividere una linea, diciamo, intransigente e chi invece si adopererà, qualche segnale abbiamo già avuto, per fare da stampella alle forze di maggioranza. Presidente, domani prima il primo banco di prova, ci sono delle elezioni importanti, Renzi parla al confronto. Noi siamo una forza di opposizione, abbiamo avuto un ottimo successo elettorale e sicuramente auspichiamo che ci siano negli uffici di presidenza di Camera e Senato una nostra adeguata rappresentanza, punto. Lasciamo stare gli altri, diciamo, confabulare e sparare affermazioni del genere che lei mi ha riassunto. Presidente, con la maggioranza su quali temi si può avere un